questa è una di quelle storie. Uno di quei buchi in cui cadi mentre stai cercando qualcosa e finisci per trovare tutt'altro. E più scavi a mani nude e più vai a fondo. E più vai a fondo e più fai riemergere cose sopite che forse era meglio lasciare lì sotto 3 metri di terriccio. Voglio raccontarvi la storia di questo colossal italiano cinematografico sparito nel nulla. Tutto è iniziato, come ogni storia che si rispetti, quando in una noiosissima giornata di settembre mi arriva una mail. Sono un visual effect artist che lavora a film internazionali. Il sunto è: ho lavorato agli effetti visivi di questo film di fantascienza italiano e poi non se n'è più saputo nulla. E mi metto subito al lavoro per cercare più informazioni possibili, o almeno tutto quello che riesco a trovare online. Il film è Creators the Past, questa produzione italiana di fantascienza, che già quella è una cosa incredibile, che non si trova da nessuna parte, ma non perché sia molto raro, proprio perché non esiste nessuna distribuzione né fisica né in streaming. Il regista è Pier Giuseppe Zaia e nel suo curriculum possiamo trovare solo Creators the Past. Sì, questo film di fantascienza è un'opera prima. È come se Spielberg, senza saper toccare una telecamera, facesse come primo film Salvate il soldato Ryan. Lo troveremo ancora lì sulla spiaggia in Normandia. Per favore, aiutatemi! Qui possiamo trovare il signor Zaia in compagnia di Corrado al terzo festival della città di Novara. Ma Karim, perché ci stai facendo vedere questa vecchissima foto di Zaia da bambino, palesemente presa dal suo archivio di Facebook? Perché non è presa dall'archivio di Facebook, ma è una foto del suo profilo IMDb. Ci sono 77 foto prese nei momenti più disparati della sua vita. Mancano soltanto le vacanze a Belluno, probabilmente abbiamo finito l'album. Lui da piccolo si può trovare in queste situazioni perché cantava, tanto che ha anche inciso un vinile con le canzoni Bambina, canta anche tu e Dicio no, Cempe no, ancora no. Queste informazioni sono zero utili ai fini della storia del film, ma volevo comunque dirvelo perché le ho imparate e mi dispiaceva tenerle nel magazzino del cervello, poi prendono polvere ed è un dispiacere. E tra l'altro ho trovato quel vinile in vendita su Discog a 40 euro. Mortacci. Del film, giusto appunto, si può trovare online il trailer. Il nucleo della vita. Così a sentimento è un lungometraggio che io vorrei guardare in questo momento. E non so se sia una cosa buona o no, se lo dico io. E non avete delle fette di salame sugli occhi. Quelli che avete visto sono proprio William Shatner, Gérard Depardieu e Bruce Payne. E il fatto che ci sia William Shatner viene scritto ovunque, in qualsiasi articolo, in qualsiasi anteprima che si cerca online, viene detto che c'è, oh mio Dio, William Shatner. I hope you'll all see the film when it comes out. The Creators. Thank you so much. E a me fa molto ridere, non tanto perché ci sia William Shatner, ma perché ci sia il William Shatner di adesso, che si è detto sì a Creators the Past, ma anche sì a Devil's Revenge. Non so quanto, beh, però è comunque William Shatner. Che comunque tra Shatner, Payne, Depardieu, rosico nel non poterlo guardare. Ma non essendo stato distribuito da nessuna parte, da qui come ci si muove? Ed infatti è successa una cosa molto strana cercando online questo film. Scavando, io ho trovato di tutto di Creators the Past. Ho trovato anteprime, ho trovato recensioni, ho trovato un sacco di interviste di Pier Giuseppe Zaia e la scrittrice del film e anche del libro da cui è tratto Creators, Eleonora Fanni. Tanto tempo e tante persone per poter realizzare quello che dicono che sia il più grande colossal mai creato in Italia per il mondo. C'è stata la proiezione in anteprima a Lucca Comics 2019 con tutta la sala piena. Nel 2020 è uscito il film nelle sale italiane in moltissime città d'Italia con tanto di regista e sceneggiatrice che andavano a fare le proiezioni in anteprima, andavano a fare le interviste. Ed è una sensazione stranissima poter trovare
qualsiasi tipo di informazione su un film che tu non potrai mai guardare. E come tutte le fotografie dei Bigfoot, è pieno zeppo di fotografie se le cerchi, ma non c'è il Bigfoot. Ma diamo un paio di numeri. Nel canale ufficiale di Creators the Past, dove si può trovare il trailer, si può trovare qualche piccola anteprima, il primissimo video caricato è di Gérard Depardieu che invita la gente a guardare Creators. Creators, I'm coming soon, when you want. 8 anni fa. Ma se noi diamo per buona l'uscita nelle sale del 2020, com'è possibile che il video di Gérard Depardieu sia di 8 anni fa? Perché questo lungometraggio è stata una produzione lunghissima di 5 anni e, a quanto dice Andrea, costata 10 milioni di euro. E da quanto si trova online, quindi prendiamo queste cifre con le pinze, ne ha guadagnati poco più di 100.000. Ai 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 caramba. Però. Il film com'è? Non lo possiamo dire, non lo possiamo vedere, quindi noi non possiamo dare un'opinione. Noi, ma tutti gli altri recensori, sia su YouTube sia al di fuori, sì. E il responso non è dei migliori. Ma personalmente non vorrei vedere null'altro di questa saga, anzi mi domando quanto budget abbia avuto e da chi. Il primo commento che ho letto, non articolo, commento sotto un video che parlava di come fosse il film, l'ho trovato proprio sotto una video intervista di una delle attrici di Creators, Jennifer Mischiati. Jennifer, sei l'unica presenza piacevole, ma per il resto 100% pessimo. Al di là di Shatner che è un po' scoppiato. E subito sotto, ho appena finito di vedere questo film al cinema spendendo ben 10,90 euro, posso dire che è la più grande merdata mai vista. Vabbè, che saranno mai 2 commenti negativi. Su 3. Da lì parte una diramazione di recensioni tra giornalisti e youtuber che l'hanno visto chi al cinema, chi a quella famosa anteprima di Lucca nel 2019. Io non so più cosa dire veramente, è un film totalmente folle nel senso più sbagliato del termine, stupido, sconclusionato, inconcludente anche nell'ottica di un primo capitolo di una trilogia. Apprezzo più o meno il tentativo del regista, ma probabilmente un po' di umiltà e la visione ripetuta di altri film italiani che davvero hanno saputo distinguersi negli ultimi anni sarebbero state necessarie. Ed avendo questo mulo invalicabile davanti a me del non poter vedere il film in nessun modo, ho pensato di fare l'unica cosa che potessi fare in quel momento: scrivere al ragazzo e parlare con qualcuno che ha lavorato al film. E gentilmente hanno accettato Andrea e Marco, 2 ragazzi che hanno lavorato agli effetti visivi del film. Siamo mangiati una pizza, siamo guardati negli occhi e abbiamo detto: ragazzi, ma che cazzo abbiamo lavorato in quel... È stato proiettato in certe sale, molte persone l'hanno visto, hanno avuto la fortuna. Per adesso gli uniche persone al mondo che hanno visto questo film. Eh sì! Ci sono state tanti step non canonici all'interno di questa produzione. Ci sono tutte delle scene che sono girate nel carnevale di Ivrea con le arance, no? Ma la cosa bella, io mi ricordo che praticamente a Beppe non gli piacevano queste scene, quindi lui cos'era? Ogni anno ritornava al carnevale di Ivrea per rigirare la stessa scena per vedere se era venuta meglio. Ma è incredibile questa cosa! Ci mancava una scena di spalle che in montaggio non funzionava e ci mancava solo un controcampo di spalle di Depardieu. Abbiamo preso un amico del regista che era un panettiere uguale e hanno fatto i capelli simili, scena fatta e via, nessuno si è accorto di nulla. Ma ti prego, bellissimo. Cosa si percepiva tra attori, insomma, tutta la troupe? È sempre stato fatto tutto con abbastanza molto rispetto, soprattutto quando l'attore quando arrivava dall'estero in produzione, faceva il giro negli studi, eccetera, era estremamente incuriosito. Partendo da prima esperienza, entrambi adesso siamo generalista e compositor in Industrial Light and Magic. Comunque non c'era una produzione continua come può essere nelle grandi compagnie, quindi era certo una cosa alla Boris gigante, però divertente, bella. Cioè nel senso... Molto The Office. Molto. Addirittura? La conversazione è durata una buona ora, ma il riassunto è che almeno a livello di produzione proprio l'ambiente lavorativo era molto 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 positivo e io non credo che potrò mai ringraziarli abbastanza per questa piccola intervista. E tra l'altro, grazie a loro, sono riuscito ad avvicinarmi parallelamente a Pier Giuseppe Zaia. Non ho potuto intervistarlo, anche se avrei voluto, perché avrei voluto fargli un sacco di domande, chiedergli spiegazioni e soprattutto qualche info sul futuro della distribuzione di Creators the Past. Ma anche se ha risposto, non ha voluto rilasciare nessun tipo di dichiarazione ufficiale.
sarebbe dovuto finire qui. E il senso del video sarebbe dovuto essere: ricordatevene, quando uscirà Creators in streaming o in DVD, ricordatevene, grazie a questo video, non fatelo morire in vano. Ma come ci ricorda Pablo Trincia nel podcast Veleno, c'è sempre un lato A e un lato B di ogni storia. Lato A e lato B. Lato A e lato B. Sotto la recensione di Creators the Past di nerdevil.it, di cui abbiamo letto un estratto poco fa, ci sono un paio di commenti. Uno di questi è un commento che io ho letto quasi subito all'inizio della ricerca, perché questa è una delle prime recensioni che ho letto e quello è uno dei primi commenti al film, a cui io non ho dato tanto peso, o almeno non subito. Ci ho messo quasi un mese per pensare a quello che Alberto ha scritto e poi ritirarlo fuori per questo lato B. E vorrei fare la stessa cosa con voi. Vi parlo subito di questo commento, ma lo tirerò fuori soltanto alla fine. Dopo aver letto tutto quello che potevo leggere su Pier Giuseppe Zaia, sono passato agli altri interpreti del film. E c'è un nome che spicca più di tutti gli altri. Eleonora Fani. A tutti gli appassionati di fantascienza, ci siamo quasi. Lei è sceneggiatrice del film, attrice. Lei ha anche scritto il libro da cui è tratto il film. E quello, volendo, si trova, si può leggere anche su Amazon in formato Kindle. Eleonora Fani vi aspetta al cinema. Tra l'altro ho avuto un po' di difficoltà con Eleonora Fani a capire chi interpretasse nel film, perché io, non avendolo visto, mi baso soltanto sulle presentazioni dei personaggi che trovo online. E lei non la trovavo da nessuna parte. Poi l'ho trovata. Lei interpreta un personaggio nero che in teoria dovrebbe essere un alieno, anche perché appunto lei non lo è. Certo, non aiuta il fatto che lei alla famosa presentazione del film a Lucca Comics 2019 si sia presentata in costume, circondata da bambini che volevano l'autografo del personaggio. Ma spostandoci da questo campo minato, la prima cosa che si trova su Google della Fani è il suo canale YouTube. E a primo impatto sono rimasto un po' stordito, diciamo, perché mi era familiare questo tipo di impostazione di anteprime, di titoli, la Matrix oltre la Matrix, manipolazione del dissenso, terza guerra mondiale, hybris, declino e morte del deep state. Sembrerebbe, apparentemente, la versione light di Adam Cadmon. Uno prova a scostarselo, alla fine si torna sempre lì. Ed esattamente come Adam, sul suo canale si trova un po' di tutto. Creators è un film, il primo di una trilogia, fantasy, di fantascienza più che altro. Sto pensando di fare 9 sessioni, 9 parti. E questa è la numero 1. Che cazzo sto guardando? Pure il banner mi ricorda lui, ma basta, esci dalla mia testa! Esattamente come il commento che abbiamo messo da parte, durante questo mese ci sono stati vari tasselli che sembravano far parte di un puzzle diverso da quello che stavo cercando io. Ma piano piano hanno iniziato ad amalgamarsi in questa palla di delirio che io vi sto presentando. La pagina Facebook. Questa pagina è piena di piccole cose interessanti. Interviste, articoli di giornale, foto dal set, piccoli backstage e la locandina di quella che sembrerebbe essere un intervento in un The Space chiamato Divinità Creatori Extraterrestri. Dalla storia alle leggende, dalla realtà al mito. Interverrà Eleonora Fani. Ma non vuol dire nulla, anche perché io non ho toccato la trama di Creators, perché appunto, non avendolo visto, non volevo farlo. Ma ora sono un po' costretto, perché potrebbe contestualizzare queste cose che vedo. Ci sono nell'universo 8 dei, 8 membri di un consiglio galattico. Se non ho capito male, ognuno di questi dei crea e governa il proprio pianeta. Tutto questo tramite una sfera. Ve la faccio semplice. Uno di questi dei perde la sfera e c'è il rischio che gli umani scoprano che ci sono questi 8 che hanno creato l'universo. Quindi ci sta che la creatrice di questa storia faccia parte di una conferenza di divinità creatori extraterrestri. E sapere a grandi linee la trama è un punto di svolta per quello che vi sto per dire. Sotto i commenti del trailer di Creators, alcuni incuriositi dal film che sarebbe dovuto uscire 2 anni fa, altri un po' più scettici e altri ancora strani, come questo commento qui.
il più bel film che abbia mai visto, basato oltretutto su storia vera. È una fortuna che non l'abbiano fatto sparire. Tralasciando il finale, che più inquietante di così non si può, visto che il film effettivamente non si trova più, basato oltretutto su storia vera, poco più sotto, un film che dà fastidio a molti credenti. E giustamente c'è uno che dice, sarebbe strano, è fantascienza. Ancora sotto, storia molto affascinante. Chissà se contiene qualche verità. Discussione sotto il commento. Pensavo fosse un fake il progetto Blue Beam, però dopo aver visto Obama parlare di UFO, poco più sotto, la verità in un film. Oh no, io come posso affrontare questo argomento nella mia vita in generale? Come posso affrontare questo argomento? Perché c'è tutta questa gente presa bene dal fatto che sia una storia vera? Creators the past, perché i misteri dell'universo sono una delle cose che mi affascina di più, ma finché sono teorie io non mi sbilancerei né da una parte né dall'altra, capito, con questo tipo di teorie. E molta gente esulta perché nel 2020 non si sapeva ancora che sarebbe sparito nel nulla questo film, ma la gente era contenta che uscisse Creators, mica come Anunnaki, il film che è stato cancellato dalle lobby dei poteri forti. Non sapete che cos'è Anunnaki? Ma dai, Anunnaki è quella pellicola boicottata da tutto e tutti. Una pellicola misteriosa che sarebbe stata composta da 3 film documentari mai usciti. Si parlò di una censura ai danni del regista e del cast e della scomparsa da internet di tutto ciò che riguardava il lungometraggio. La trama sul pianeta Nibiru, il 12° del sistema solare, l'oro inizia a scarseggiare e l'atmosfera diventa irrespirabile. Alalu, re degli Anunnaki, spodestato dal nuovo re Anu, sfugge con il proprio carro celeste per non incorrere all'esilio. E questo è uno di 3 film documentari. E quindi, se vi ricordate quel commento che abbiamo messo da parte, che io ho letto all'inizio di questa ricerca e non capivo cosa volesse dire, adesso ha tutto senso. Alberto aveva teorizzato con il suo commento, e leggo testualmente, che il film abbia attirato intorno a sé uno strano gruppo di complottisti, quelli che credono nella colonizzazione aliena, nel calendario Maya, nelle teorie degli antichi astronauti e nei poteri forti al servizio degli alieni che controllano il mondo. E porca di una puttana, aveva ragione! E io non avevo capito un mese fa perché avesse ragione. E c'è un altro nome oltre Leonora Fani che appare molto spesso sotto i commenti e ogni tanto anche negli articoli, che è questo personaggio che interpreta se stesso nel film, chiamato Mauro Biglino. Io nella mia ignoranza non sapevo chi fosse il signor Biglino e allora sono andato a leggere la pagina di Wikipedia. Mauro Biglino è uno scrittore italiano che sostiene e divulga le proprie teorie personali in merito alla traduzione della Bibbia, alla storia delle religioni e all'origine dell'uomo, non riconosciute dalla comunità scientifica e legate agli ambiti pseudoscientifici della pseudostoria, dell'ufologia e in particolare della cosiddetta teoria degli antichi astronauti. Perché? Perché finisce sempre così ogni storia? Come è degenerato tutto? Come siamo finiti alla pseudoscienza da un film sparito? Era un semplice video su un film sparito. Come cazzo siamo finiti su Nibiru e sulla teoria degli antichi astronauti? Cosa succede? E sai cosa ti dico? Sai cosa cazzo ti dico? Che io sono pronto. Quando Creators the Past uscirà in Italia, sarò pronto. Se vuoi proteggere le tue password ed evitare che i poteri forti te le rubino, NordVPN arriva in tuo aiuto. Quando il cappello di carta stagnola non basta, NordVPN cripta i dati dalle connessioni pubbliche in modo da evitare di farti rubare tutto quanto e ti permette di connetterti ad IP del paese diverso da quello in cui sei residente. Loro non ce lo dicono, la verità è là fuori. Eccetera. Se volete provare NordVPN potete utilizzare il codice sconto Yotobi. Porca puttana!